tutti cercano di farti passare per pazzo o per pazza per quello che vuoi. Ci sono molte persone che giudicano gli altri e che cercano di screditare le altre persone per quello che vogliono. Il più delle volte si tratta di invidia. Voglio cercare di farti capire in questo video come uscire fuori da queste situazioni. Allora, la prima cosa che devi tenere presente, la prima cosa che devi tenere presente è questa, che chi cerca in qualche modo di farti passare per pazza o per pazza per quello che tu vuoi, cioè ti giudica fondamentalmente, perché è pieno il mondo di persone che anziché pensare a quello che dovrebbero fare loro, pensano a quello che fanno gli altri, giudicano i comportamenti degli altri, cioè dicono: ah, tu vuoi fare questo per quello, cioè ad esempio, che faccio un esempio, se una persona ha un lavoro e fa, per dire, un lavoro l'impiegata al catasto, l'impiegata al catasto, ma che potrebbe essere anche un lavoro stabile, lavoro fisso, ma però nel suo come dire, DNA, il suo grande sogno, adesso butto lì una cosa a caso, è quella di fare il cantante, e si licenzia dal catasto e va a fare il cantante. Magari all'inizio avrà delle difficoltà, però se quella è veramente la sua passione, fa bene a perseguirla, in qualunque caso, in qualunque caso. E ci saranno un sacco di persone che diranno: ah, guarda quella scema, è matta quella, aveva un posto di lavoro fisso al catasto e ha lasciato il posto del catasto per andare, che ne so, a fare la cantante, morirà di fame, non farà una lira, eccetera, eccetera. Sarà pieno il mondo di gente così, che non pensa, che magari vorrebbe fare lei una scelta di un certo tipo e non ha il coraggio di farla. E allora è facile criticare le scelte degli altri. Ma anche i Beatles, diciamo, saranno stati criticati sicuramente. Qualcuno, anzi, è successo veramente, qualcuno ha detto: guarda, questi quattro squinternati, già il nome c'erano Beatles, Scarafaggio, non faranno niente, sono quattro sfigati per dire, no? E sono diventati Beatles. Chiunque fa una scelta troverà persone che lo giudicano, ma devi assolutamente fregartene di questi giudizi, perché cercheranno di farti passare per pazzo, di dire: guarda che scelta che hai fatto. Ma questo aveva avuto la fortuna pure di trovare l'impiego al catasto e l'ha lasciato per mettersi a fare il cantante, ma è proprio uno fuori di testa, è proprio uno fuori di testa. Oppure anche scelte sentimentali effettive, sai quante volte ti diranno: ah, guarda sto cretino che aveva una moglie così bella e l'ha lasciata per far questo, per far quell'altro, tutte le stesse storie. Devi assolutamente fregartene. L'unica cosa che puoi fare è fregartene, ma rendendoti conto però che capiterà, cioè non devi sorprenderti quando capita una situazione in cui qualcuno ti giudica, qualcuno esprime il suo giudizio su di te. Non devi assolutamente avere nessun timore, non devi assolutamente avere nessuna paura. Perché sono soltanto il timore e la paura quello che ti fregheranno, nient'altro. E ogni volta che tu dedicherai energie al giudizio a stare a ascoltare il giudizio di questi, devi solamente tenere presente una cosa fondamentale, che sono dei cretini, che sono dei cretini e basta, solo quello, solo questo e nient'altro. Quindi tu devi assolutamente fregartene. Questa è la cosa fondamentale che devi imparare a fare. La cosa fondamentale che devi imparare a fare è questa. Devi assolutamente restare completamente distaccata da questa situazione, assolutamente. Non devi avere proprio nessuna remora, perché nel momento in cui tu inizi a
nel momento in cui tu inizi ad entrare in una situazione di timore del giudizio degli altri, è come mettersi dentro un virus, è come mettersi dentro una situazione estremamente negativa. Estremamente negativa. Ecco, quindi devi iniziare a fare questo. Questa è la cosa fondamentale. È la cosa fondamentale. Bene, scrivi nei commenti quello che ne pensi. Iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Ciao a tutti!